Bentornati amici del gameplay su Game Over Size, sono Tranovante e siamo su Fire, gioco appena uscito oggi, cioè ieri sera, se lo state vedendo adesso. Quindi la cosa è Fire, è un'avventura grafica sviluppata dai ragazzi di Daedalic, quelli che hanno già fatto altre avventure grafiche tipo Deponia, hanno fatto altri vari giochi comunque di spessore più alto di questo Fire, che è un'avventura grafica low budget pensata penso per i più piccolini, quindi non dovrebbe contenere enigmi troppo grandi. Di cosa parla? Parla del nostro amico cavernicolo che vediamo qui, che un giorno, una notte, ora andremo a vedere, io questo l'ho letto sull'anteprima, che una notte fa spengere il fuoco. Nella preistoria, non esistendo modi per accendere il fuoco facili, parte all'avventura per prendere una fonte di illuminazione per il suo villaggio. Accompagnato dall'esserino che vedete qui in testa, dentro i suoi capelli abita, vivrà varie avventure prima di prendere questo fuoco. Comunque adesso lo andremo a vedere, la trama, e niente, ho detto tutto. Un'avventura grafica, come detto, molto user friendly, così per divertirsi, molto adatta ai touchscreen dei cellulari, quindi penso che probabilmente uscirà presto la versione per iOS e Android, non sono quasi sicuro. Comunque, per ignorare il tempo prima dell'uscita dei grandi giochi, va più che bene, spero sia divertente, andiamo a vedere. Sicuramente mi bloccherà anche con gli enigmi per gli handicappati, quindi vai, andiamo, partiamo. Quanto è brutto. Fuoco. Devi fare avanti il fuoco così. Con la bava, quello so io quando dormo. Hai appena fatto una cazzata, amico. Mamma mia. Ok. Che devo fare? Ah, ok. Adesso ci danno l'interattività. Qui che si fa? Ah, qui si cambia scenario. Bene, abbiamo vari scenari. La tastiera a cosa serve? Ma meglio non toccarlo. Aia! Okay. Ci vogliono male, mi sa. Prendilo. Ah, posso prendere un oggetto a volta, da quello che mi hanno detto. Se io lo lancio. No. Aha. Che schifo la Ma che serpente è? Che schifo l'ha mangiato di cacato. Tiralo, scusa. Dobbiamo andare avanti, va. Cosa abbiamo qui? Lascia l'osso e prendi questo. Vai a pizzica al culo. Ah, incastrato. Che faccia da ebbe, ragazzi. Mi fa troppo ridere. Oh, c'è qualcosa là. Andiamo per aprire prima la mela, anche se non so cosa serve. Come un magnate questa serpe. Va a due frame va sto gioco. Mamma mia. Ah, se l'hai mangiata. Tutto questo è mangiato una. Che cazzo ha fatto? Era allucinogena, era. Oh mio dio. Che cazzo sono lucciole? Osamo. Sì, sto a capire tutto, ragazzi. Oh mio dio. La luna, possiamo andare sulla luna? Cioè, ragazzi, ho visto la luna. Qualcosa lì. Che cazzo era?
Una monetina. Saranno dei collezionabili, ma andiamo avanti. Allora, che abbiamo qui? Quello che tira, ma pure qui potevamo toccare. Che cazzo? Che vuol dire? C'ha il cervello vuoto, c'hai. No, neanche. Ho capito che non si fa un cazzo, eh. Niente. Non c'era un osso? Abbiamo usato, è vero. Aug. Tira. Ah, bisogna tirare. Monetina presa. Quindi? No, un cazzo. Aha. Bene. No, che danza saltanza hai? Mongo flettico. Vai. Perfetto. Sali. Presa. Che cazzo fai? Oh! Un dinosauro, mi sembra. Ah, mi sapeva sempre sta capoccia del cazzo. Oddio, quanto è brutto. Se l'è succhiata. Scusa, dietro ci vanno sempre andare avanti così. C'è niente di usabile. Cos'è sta qua? Cosa c'è? Ah, è la coda di quello, eh. Bene, una volta che siamo andati qua. Ah, possiamo andargli dietro. Che cazzo è? No, non può. Naturalmente. Quasi però. Oddio, che schifo! Oddio, fa schifo, ragazzi. Fa veramente schifo. Ma queste a che servono? Scusami. Ci stanno quelle bollicine là. In mezzo. Sai che per il magico era meglio questo che... Oh. Ma che schifo di dente c'hai. Da che schifo dentro sto. Allora, dobbiamo raggiungere questa cosetta qua. E non ci arrivi. Au! Cazzo è. Ma non l'ho capito, ragazzi. Oh oh. Monetina. Non mi ero accorto che faceva alzare le varie. No, non ci arrivi, eh. Si vede. Quest'altro invece. Quest'altro di qua. Che tanto non si vedono praticamente. No, che dobbiamo fare con sta? Bisogna usare questa. Andiamo avanti. Cosa dobbiamo ficcarla al naso? Io te lo ficco dentro al naso sta cosa. Perfetta. Ci posso entrare pure io? No, eh. No, non ci arriva. Idiota. Oh, che cos'era? No, pensavo che era qualcosa di usabile. Quindi? Trovato la monetina, vaffanculo, stava lì una. Però guarda, non ho trovato. Ah, così. Quando respira. Oh, no, non ho capito niente, perché da qui non è che posso fare. Se lascio mettere quelle di là, vediamo un po', eh. Ah, da qua la posso tirare.
Capito. Quindi dobbiamo far così, ragazzi. Allora. No, così chiudi, cazzo. Ho capito il senso, ma non ci possiamo riuscire così. Ah, ma è l'aria questa. Come forse passa l'aria? È possibile. Eccola, vedi? Qualcosa così, deve rimanere così questo. Lì c'è sta un'altra palletta. Capito? Sto capendo, porco cane. Ce l'avamo riusciti, quindi. Bravo. Allora, praticamente dobbiamo aprigli la bocca. Così gli poggia la coda. Che da qualche... Non ha aperto la pazzo di bocca, ho scordato. Vaffanculo, cazzo. Quanto è brutto questo dinosauro, ragazzi. Allora, apri sta cazzo di bocca. Andiamo, che dente puzzo là. Allora. Vai. Esci. Vedo tutto, porco cane. Andiamo dentro la bocca. Allora, ci sono questi due, tanto adesso escono. Dobbiamo aprire la prima. Ok. Quindi, da qui adesso possiamo aprire la finestrella senza salire. Quindi, apriamo. No. Ecco, chiudi tutto quanto. E c'è la palletta. Ok. Apriamo da qui. Infila. Starà passando? Non lo so, ragazzi, andiamo a vedere cosa è accaduto. No, niente. Per fortuna era facile, eh. Appoggiare perché vuole respirare. Riapriamo. Proviamo a ritappare, vediamo se è uscito qualcosa. No, non è uscito niente. Forse adesso che ne abbiamo messe due dentro possiamo far... Possiamo spingerle? Sì, adesso si spinge abbastanza. Ecco, è passato, è uscito. Ah, ok, però adesso abbiamo capito, dovevamo rientrare semplicemente. Adesso sbatte qui. Facciamo aprire la coda. Ok. È passato, vaffanculo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 3 ore, io ho l'intelligenza di un bambino dei 2 anni con questi giochi. E voilà! Vaffan bene, va! Portacci tua, oh! Quanto era brutto il dinosauro, cosa abbiamo sbloccato? Sono curioso, sono... Che è? Un totem, vedo, è un altro dinosauro quello. Comunque, ragazzi, allora, andiamo a vedere cosa c'è qui. Ah, tutte le monetine. Bene! Ci fermiamo qui per oggi, continueremo tutta l'avventura, tanto penso che non durerà troppo.
Ditemi i vostri pareri, i vostri consigli. Insultatemi perché non riesco a fare gli enigmi di un gioco così semplice. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Vi ricordo che o sabato o domenica, mi sembra più sabato, staremo anche noi di Game Oversize al Romix. E se ci riusciamo, facciamo anche qualche video, facciamo per i 1000 iscritti, qualche sorpresina.